pubblico, a voi tutti benvenuti. Questa sera il Centro Artistico Culturale Arcobaleno presenterà Tra moglie e marito, un atto unico dai toni brillanti che ricalca la falsariga della commedia. Sullo sfondo di una Napoli del secolo scorso, la storia di una famiglia allargata, una moglie, un marito, il loro figlio e i parenti che vivono con loro. Questa convivenza rappresenta la base dell'insofferenza di tutti i membri del corpo familiare. Liti, tradimenti e separazioni, due coniugi in perenne contrasto, un fratello sempre affamato con diversi disagi, due sorelle zitelle alla continua ricerca del principe azzurro e diversi altri personaggi che creeranno ancora più scompiglio in questa saga familiare. Un concentrato di divertimento, di risate e gag, da gustare fino all'ultima battuta, reso ancora più appassionante dalla penna della regista Rosa Crenga, che ha magistralmente rivisitato e diretto questo lavoro. Questa serata è per la nostra associazione un omaggio al teatro, ma anche al coraggio, quello di credere in un progetto nonostante tutto. E così, dopo 2 anni di teatri chiusi e poltrone vuote, dopo 2 anni di lockdown, dopo 2 anni di fermo, si ricomincia a sperare. Si ricomincia a dare voce a una categoria che in questi ultimi tempi ha sofferto più di tutte, ma che è l'unica che andrebbe tutelata, perché l'arte è bellezza e il nostro mondo ha bisogno di bellezza. Un applauso dunque al coraggio, un applauso alla tenacia di questa compagnia che, nonostante i numerosi impedimenti dettati dalle norme anticontagio, da una serie di altre problematiche, ha tenuto duro. Un anno di prove in video, poi in presenza, poi di nuovo a distanza. Un anno di sacrifici per amore del palco, per amore del teatro. Adesso vi auguro buon viaggio. Il proprio interesse e femmina si chiagnano, se vanno a ravoglia, e quando ci disprezzano, se vanno più attacca. Quando sono scemo all'uomo, che non sanno capire, si dice no una femmina, allora dite sì. Segui una giovane piuttosto eccentrica, la senti dirla, vuoi finir di farla stupida. Qui c'è un equivoco, sono uomo serio, le voglio offrire un posticino nella mia macchina. Senza la macchina è più non ragiona, la ragazza con te abbandona. Cosa ne viene uccina, povera strabuca, e dopo tutta l'anguida si lascia accompagnare. Giunta la casa all'11, confida alla mamma. C'è Cristina da fare? Certo, non si vede. E la suocera si ha un compito sulla famiglia e ti devo fare qualche domanda. Ah, bene, allora cerca di fare un buon lavoro. Lo sai con i genitori quanti sacrifici fanno per mantenerti in questa scuola così prestigiosa? Sì, zia, ma non mi piace, sono tutti antipatici. Professori, alunni e bidelle. Ah, voi ragazzi d'oggi non siete mai contenti. Alla mia età, solo andare a scuola era un lusso. Ah, oh, vabbè, zia, siedi, devo fare qualche domanda. Sattamice. Ecco qua. Ma tu, quanti anni hai? Perché ne scivo a potem. Ah, cominciamo bene. Lo sai che non si chiede le donne, signora? Non si fa, non si fa. È maleducazione. Andiamo avanti, no? Ma dimmi, perché non ti sei mai sposata e sei rimasta bizzoca? Io bizzoca? E tu sono bizzochi? Io sono single. Single per mia scelta. Zia Cristi, tu sei single perché non sei mai stata scelta. Screanzato. Se continui così non ti rispondo più, eh? Ma perché non ti sei mai fidanzata? Mi fidanzai. Mi fidanzai tanto tempo fa. Mi fidanzai con Pavelo, figlio di Otone che abitava dietro l'angolo. Ma poi ci lasciamo subito, eh? Quando ti viene un delinquente mi incarcerarono. E io da quella volta ebbi una delusione così forte. Così forte che sono rimasta. Zitella. Scostumata, come te la vuoi? Signorini, signori. Ah, io, ma come me non mi scusate, io mi sono scostumata. Ma siete proprio bei ragazzi, proprio scostumati. Non sapete che non fanno a Briasco. A mancare di rispetto a una persona anziana. Anziana, l'hai detto tu, anziana. Questi ragazzi d'oggi, mamma mia. Mio. Ma allora siete sotto, vi sto pregando che mio fratello c'è, mi sta riposando e non la posso chiamare.
quando non va bene. E da qua, 38, 39, 40. È scusato? No, è la febbre. 38 la mattina, 39 il pomeriggio e 40 la sera. Sta inguagnato, perciò non sta venendo in ufficio. No. Mamma mia. È lui, è Geppino. No, mio fratello Nicolino. Una pena che non vi dico. Ha 50 anni ed è svanito di mente. Signore. Nicoli, ho il latte insieme a me, non l'hai preso. Ma la corretta la sopra, vedi? Come sono deputato, mi rendi a poco. E tu da dormo sempre a quando ci trovo, sempre magari. Nicoli, sono che non la metti. Ma che non la fate? No. I panini non li dopo mangiare, io faccio mezzogiorno. Nicoli, tu fai mezzanotte. Faccio? Fai mezzanotte, perché tu ti scuoti l'ora e poi? Chi le serve metto per mezzanotte per il mio giorno? Moniato, io faccio? Tu mi sono fuori quattro passi. Ah, vabbè. E va via, dai, che va via, devi, voi ci metti mangiato quando ci brucia. E poi ti viene tutta la pensione di 350.000 lire. A mese! E va niente, che va niente, tanto! Avete visto? Avete visto la faccia da dall'ufficio stamattina? Sentite, voi potete aspettare, perché mio fratello non si sveglia manco per le due. E io vi ripeto, non lo posso chiamare. Ma io sono un amico caro, io sono un collega d'ufficio. E stichetto, non dice niente nessuno. Ma me l'avrà pure detto, ma glielo ricordo. Ma certamente me l'avrà detto. Un impiegato quando tornava. L'appunti fatto l'ufficio. L'ufficio? L'appunti fatto la casa. Scusate, questo ufficio non lavora mai nessuno. Le persone che fanno la fila davanti allo scotto. Sammy, chiamatemi a vostro fratello Cepì e dici che sta il suo amico Persichetti. Ah. Il suo compagno di Catena. Lo scapolone Persichetti. Lo scavolone! Mammazza adesso che mi ricordo! Non ti ricordo! Quello una volta ci ha parlato di un collega d'ufficio che viveva dallo squallido e ce lo voleva far conoscere. Sì. E essendo che io e mia sorella abbiamo preso l'autobus e siamo rimasti un po' zitelle. Un po'? Ma sì. Sapete, sono quelle cose che si dicono dopo cena. Con un bicchiere di vino in testa e la malinconia nel cuore. Sì, capisco, mamma, certamente non sono io il bersaglio di questo privilegio. Io sono un diparto di me, io tengo il fegato bruciato dall'altro. Quello non è proprio come dice mio fratello. Ma vediamo che cosa gli manca. Cosa? Una mammarella. Ah, una carciofa. No, una mammina. Una persona che si prende cura di voi, che vi fa tante coccole, vi lava, stira. Signore, io credo che voi non conoscete bene gli uomini. Altro che sono tanto fragili. Maneggiali con cura. Forse è meglio che me ne vada. Mi raccomando, capitela bene che non prenda freddo. Mi raccomando. Come siete affettuoso. Oh, mi sono tanto affettuoso. Io ha già prestato 500.000 lire. Mannaggia l'imbecille che sono stati 500.000 lire. Vieni, se n'è andato. E non capisci. Oh, tu sei nervoso che tengo addosso e tu mi attassi tu una persichetta per tutto su di. Oh, Geppi, tu sei grande. Ma io come faccio? Ma mazza che un cartello è pronto. La conversazione non può durare più di 5 minuti. Va pure, qua. E mo che stai facendo? Caffè. Oh, e che caffè? Caffè lasco. Ah, non li dai giù. Ma dico io. Tu con tutti questi chip e questi cerotti un bacio, perché dobbiamo inventare una fedora? Esci e ti fai vedere. E quanto è bella, E questi faccioli a tutto quanto che mi ha lasciato moglie. Cristi, io sono un uomo che tiene una dignità. E fino a quando non si levano questi chip a bacio all'ufficio, non ce vate. Quelli ci hanno naso per queste cose. Sai vero che sono chip e moglie. Gesù mio, ma tu sei
stai scendo proprio pazzo. Uè, stammi a sentire bene, sorella mia. Ti ho lasciato libero d'essere gradino per la vita sana. E tu mi lasci messo pazzo a mezzo da pace, c'è pazienza. Che brutto carattere, mamma mia. Che uomo impossibile. E la tua moglie ha ragione, perciò mi sei fatti schifare. Ah, perché mo mia moglie mi schifa. Ma te l'hai detto? Oh, ma ci paro. E io te che schifo. Ti non carattere. Oh, via. Io ti andata davanti a te e ti sto domandando. Guardami, hai già fatto la faccia da cammarera. Oh, che donna, dopo tu stai a stare da cammarera, ma quando ho tutto la cerise, tu non tieni la faccia da cammarera. Non tieni la faccia della regina degli imbecilli. Ovvi, tu strilli a pelli sempre. Che la tua moglie ha ragione, ti chiamo Orlando Curioso. Oh, pure così, Orlando Curioso mi chiama, E allora perché non mi ho ben addici in faccia, signora? Perché non viene non ne viene a discutere, Prego, signora, prego, si accomodi in parlatorio! Cristina! Guarda, non avete intervento! Cristina, dammi la mano, pensano! Ma tu eri uscita? Ho comprato piatti e bicchieri perché a furia di litigare eravamo rimaste senza munizioni. Ehi, scusate, ma il cretino ti ha fatto una domanda, Perché c'è stato qualcuno che quando ne piglio con la spugna me ne piatto il bicchiere per terra senza spararmi. E allora me ne ho, cioè me ne rimasto. Stavo scusati, ieri c'è il ginocchio. Hai ragione. Ma uno ci sa vero. Non ti accusare. Ma che rimane? Via! Ma già morto. E poi dici che non bevi a te. Ma per forza non c'è rompo. Allora bisogna da presenti, E non si vede? Sei lo scassatazzo della casa. Io? Sì, signora, tu hai ma basta. L'udienza è chiusa. Ma se ti fa e non voglio parlare più con nessuno. Sono sorda e muta. No, Margherita, voglio parlare invece, Margherita. Io non sono scemo, Margherita. Mettate il buon capo, che l'uomo non è in questa casa, vi ho buttato sempre un cazzo. Mamma. Io esco a viso di voi. E culi, ma non vai combinata così. Ma tanto bello! Ti si scusa per non essere un cazzo! E se capivo detto! Madonna! Andava! Mi sono saluto la nana a me! Quando vogliamo via! Tutto questo non succedeva! Quando sono andato là, stanno cominciando di più! Ma te la ricordo che ce l'hanno! Non ti ricordo, quando è che si mangia questa casa? Ambrezza, le culo di Ambrezza! Mi dice, andate all'ufficio! Che all'ufficio ci aiuto proprio! Non ho fatto più l'ora! Ma rimane, ma che la giustifica! Ma che si può morire di noi! Margherita! Margherita! Margherita, si è prima appiccicata! Sono scucciato! Hai ragione! Ma che dire? Chi sta notte? Di noi che ci manda il cavolo di più! Ti fermeranno! Tua femminata. Sto venendo, ma sapere chi è in questa casa? Senza rispetto, senza riguardo per una moglie legittima. Ma come si può fare? No, ma che l'età che guarda innanzi alla televisione in Bulgaria fino a 3 a notte. È uno schifo, è un'esagerazione, è un'indecenza. Ma invece dentro la vecchia ammasarrà. Ma chi? E si capisce da poter venire forza giovane che una moglie legittima e dignitosa non può consentire. Ma io? E capiva permettere. Ecco perché tante famiglie si guastano. Ed è anche naturale, perché questi uomini pensano, studiano, si fanno le educazioni sessuali, non c'è ville, e diventano viziose e scostumate. Ma insomma, ma uno non può piacere una mezz'ora di distensione andando alla televisione, E solamente un notturno ti piace a te? Un notturno è Chopin. Chopin? Te faccio vedere io Chopin. E mo sai che c'è stato di nuovo, che non mi fica manchi tu guarda più, ma ne vanno poco a parte niente. E fammi pigliare pure sti piatti, se no mi scasso pure questo. Quando è brutto, te le guardone. Già, mi sono tante piatti. Ambrezza, Nicolì, Ambrezza! Vieni, vai! Ma è calmato per un po'.
soprattutto tu, Geppi. Una cosa sola fa. Ainda che la stanza, vedi che muore da tutta Maria, bravo, sta ammassando tu a me, invece. Vuoi trasi da che la stanza, sotto tu papi, netto, cerchi di stare. Ah, ha ragione, ma non sa ancora quello che gli sta aspettando la signora moglie. Ho chiamato l'avvocato sarà. Ma stai chiamando l'avvocato? Questa volta è deciso, Cristina, mi separo, divorzio! Ma tu questo non lo puoi fare! Non lo posso fare, io mi sono inventato persino un motto personale. Un prete mi inguaiò e un avvocato mi salvò. Visto che l'altro da tuo, che ne hai ragione tua moglie quando dici che tu sei moschettiere, che ha fatto il mosco. Ah, che sei dicendo? Basta, è nato. E vi dovete solo vergognare, questa famiglia c'è una malezza con te. Tu vedi il quotidiano, io non vedo l'ora di andarmene da questa casa, non vedo l'ora. Anch'io non vedo l'ora di andarmene da questa casa. È mai variato però, Vedi, ho messo un'iscrizione sul giornale. Ma vorresti trovare nato scusulato come un mega scusato. Guarda, Roma Fattica, presso gli Accadini, via Moria 123 Napoli. Chi è se lo sa passare? Oh, Nicoli, e sono qui! A sapere che in questi casi si mettono a muovere. Non fa così, mi sembra che sai. Prima di nota Fassina che me ne bruciava. No, non ci sto male, tu più cresce, ti senti scostumato. Tu vai. Scusa, che c'è un tu? Avessa io a questa casa, io non essere io, guarda. Ah, ma mo' meno l'avvocato, l'avvocato. Eccolo qua, oui. Va, porta un avvocato, va. Senti. Poi c'è l'avvocato. Lo so, vai. Senti, poi c'è l'avvocato. Lo so, c'era la porta, ombre. Prego. Salve. E voi che siete? E io te lo volevo dire. La signora mi ha contattato ieri sera telefonicamente. È d'urgenza. Che vedete, avvocato Stella. Matrimonialista specializzato. Ah, bene. Anche la signora si è messa l'avvocato e vi ha chiamato anche d'urgenza. Bene. Eccolo qua, questo è il mio avvocato. Ah, vedo che sta nel formore, sì. L'accordo del disaccordo, discutere da persone con urbanità e convenzione. Prego. Eccomi qua. Ma perché vai così di fretta? Ma cosa è successo? Carissimo Stella! Caro Saraccio! Un sistema nato Saraccio! Ecco, qui ce fai! Faccio l'avvocato! Ah, quindi tu difendi il marito e io la moglie a questo punto! Ma io sono contento perché tu sei una persona seria! Geppi, ma dove ha combinato questa cosa? Ma non è, te l'ho detto, è una cosa terribile, guarda. Ma hanno fatto talmente nervosità che va tutto a buio. Tu zitti, il mio amico ti ha scritto. Ma vorrei andare a raggio, guarda qua, mi sono piato a faccia, mi sono scippato di stesso. Zitto, zitto. Guarda, è una cosa terribile, non lo so neanche io, guarda, non lo so. È uno sbruffone. Scusate. Ma per queste cose che rivelano, non vi siete mai fatto vedere da un dottore? Ma non... Manda la bocchetta da mio! Non ha mai consultato un dottore perché non c'è stato mai bisogno. È una persona calmissima, tranquilla. Ah, sì, certo, solo forse un poco collerico. Anzi, addirittura direi neurastenico. Ma no, così non si dice neurastenico. Ma caro Stenio, tu vuoi che non lo conosco? Questa è proprio la proverbiale ebra molle che ognuno è. Carissimo Sarappa, ma pure l'ortica è un'erba molle. Ma punge, caro mio, punge! È talmente una capovilla che non farebbe mai male a nessuno. Non è vero? Sì, però devo dire la verità, ce l'è pieno, il suo carattere. Non sapevo. Mi dico. C'erano due servizi di piatti, due, e tre di bicchieri. Sono andati tutti e cinque. Non esageriamo, tutti e cinque. Magari l'hanno tutti in due, in tre.
Anche lei avrà rotto qualche cosa, lavando, sciacquando, come tutte le cameriere. Cameriera? Che sto? Avvocato, io sono la sorella. Anch'io sono la sorella, ma io non lavo, non sciacquo. Non sono la Veneta. Chiedo scusa, io solamente adesso ho capito. Vi aggiorno? C'erano anche i piatti, quelli con la capuzzella d'angelo sotto che la moglie ci teneva tantissimo, avvocato, pure quelli ha rotto. C'è bimba, eh? Stammoci attenti perché dei tuoi cognati sono malaspina. Ma quale cognato? Quale cognato? Quelle sono le mie sorelle. Le tue sorelle? Ma non si discende famiglia. Mi accompagno io. Prego. Che bell'uomo! Che ombre! Ombre, ombre, povera, quando passi in fornacella! Che bimbo, stammi bene a sentire. Qua non c'è tempo da perdere. Questo l'avvocato Stendo è una volpe mai vista. Se tu mi consenti, vorrei farti alcune domande di tipo professionale. Però mi guarda davvertiamo, senza fare troppo paraustiello, perché guarda, tengo a capo che mi stancato. Ma io vorrei sapere semplicemente questo. Ah. Tua moglie è stata sempre turisseburnea. Qualche volta è stata. Ma poveri! Ma io ho pregato che non ci sono più a capo, no? Ma non me lo potresti dire in parole un pochettino più semplici, sta cosa? Sì, senza. Tua moglie è stata sempre francescana, nel senso di Francesco d'Assisi, oppure, tu mi capisci, franceschina, nel senso di Francesco da Rimini. Non ci capita niente. Io? Ma come è generata la volta? Dirlo. Sinceramente, mi sento un po' in imbarazzo, perché non so come chiederglielo. Però scusa, sono il tuo avvocato, te lo devo per forza chiedere. Geppino, ma tu tieni conto? Oh, e quando ci volevi? No, sai, noi siamo amici, c'è una certa delicatezza, sai. Perché se tu venisse il conto, noi stessimo a posto. Mimì, mi dispiace, io ne sono il prossimo. Male, malissimo. Perché l'incompatibilità di carattere non è una colpa, è una cosa reciproca. Ma com'è non è una colpa? Scusa, ma non è il carattere mio che è incompatibile con il suo. Ma è il carattere di mia moglie che è incompatibile con il mio. Non ci siamo. Noi per questa strada non andiamo a Parigi. Ma tu, sta benedetta separazione, la vuoi avere per colpa? Certo che faccio la separazione consensuale, bisogna già passare con gli altri. Allora questo è un caso nuovo per me. Ci devo riflettere un attimo. Rifletti. Dove stai? Geppino, ho trovato! Geppino è ammazzato! Ma non sta da chi? Non dire, caso l'ho ammazzato! A chi? A te! A me? Ma me lo sa che sei l'avvocato mio? Sì, mi devi far vedere la tua abilità! Tu devi ottenere tutto! Tu devi fare l'impossibile! In poche parole, tu te la fai fare la tua moglie! Ma non è possibile! Non ho fatto! No! Allora che ti spiace, noi vediamo per te. A Parigi! Cioè vuol dire che noi cominciamo la causa, Geppino! E in mezzo sono indispensabile, sono necessarie! Tu la devi talmente stizzire, talmente provocare! Ma da stupire! Esatto! MS mazzata passando, Geppino, passando! Un virus sangue che non fa, non è niente, Geppino! Qua ci vuole il sangue necessario, non dirmi di no, se non ricordi una causa. Da non abilità storiamo, faccio una ammazzata, ma guardami bene gli occhi, stammi bene a sentire. Tu, quando vedi il sangue, che fa? Che faccio, corro all'ospedale. No! Tu quello fa la tua porta, la signora accanto, ti fai 8 piani, 3, 4 volte, perché ti devono vedere, perché ci vuole testimoni freschi freschi prima che ti stagli il sangue.
io capito, Mimì, ma nel frattempo moro di Savoia. No, 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 Trugo. Tu magari vai anche a denunciare la cosa. Va bene. Scendendo, scendendo, fai un rifugio, non guarda porta. Oggi via, poi, poi, vai al pronto soccorso. Oggi via, così facendo una cosa. Per percorso, a parte da me. E ci fai su un bastante a tuo posto. Va bene, Mimì, ma io sto pensando a una cosa. Ma se nel frattempo i vicini sono cresciuti, che faccio? Boschino di me? No, 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 ottimismo, ottimismo! Vedrai che andrà tutto liscio! Ma che sai? Ma tu mi dici una cosa però, ma così è certo che andiamo a Parigi? Sì. Che poi non volesse che... Certo che andiamo a Parigi, certo! E che fai tu là? Mettina a pizzeria! Geppi, il caffè all'avvocato! Ma è un caffè! Grazie, grazie. Come sta tua moglie? Una furia? Una iena scatenata? Hai sentito? Sono d'accordo. Guarda, te faccio vedere io che succede. Te faccio vedere io. Mannaggia. Signore. Matteo, quello mi ha addosso. Ma perché sta piovendo? No, signore. Io arrivo suo. Io? Sì. Ma tu c'è, poi? Oh, signore, non c'è di giornale. Come non li leggo? Così le TV. Sì. Ci stanno satellite americane. E come ci pazza? Adesso sono andato a dire le giorni che si stessa. Quando cava coppe d'uno. Cava coppe d'uno, ma no, non mi rubano, che paura. Non si stava soprattutto cosa. Non si stava soprattutto cosa, non va a capire. Ma si spandono, si spandono, ma che mai la mia. Nicoli, non dice ciucciaria. Questo punto. Mi sto arrivando da me. Questo punto, se lei dice che a me. Ma io ci devo vedere, ci devo prendere un buon mondo, che va bene a me. Ma prima vado a mangiare qualcosa. Mamma mia, questa è un'altra piaga, ammalla che ti spiego me. Ecco, la figlia di guaiata. Zio, ti posso fare qualche domanda? Bene. Sì, prova a te. Ma per quello dopo. Dai. Ti devo fare qualche domanda, tipo... Ma tu non ti sei mai sposato? Io? Non ti dici quando ero così. Ero fidanzato, una bella pacchianella. Ma vada, non taglio mano in netta la zoppa. Ah, zoppa? Dai, mi metto alla gamba. Poi, che succede? Che succede? Non mi metto male se lo vedi, tutta la mia menzione. La zoppa è andata da parte. E lui mi ha asciutto di giù e morti i panni. E da là non ti sei mai più fidanzato? No, no, no. Sono delle donne. Le donne sono un motore di marzo, sono figlia molasta. Ah, che vuol dire? Mi vanno a toccare il cielo con il dito e poi un giù la terra nel muso. Ah, zio, una bella moglie. Ma voglio, basta, ma è succiato. Non so che ho tenuto il vostro punto del cervello. Voglio fare una cosa più importante. Che ti da fare? Devo prendere un po' di cose da lì. Allora, devi andare a cercare, eh? Andiamo a cercare a tempo di... Ciao, vieni, ciao. Vi devo capire meglio chi è il marito. Ma io subito torno, faccio sacchi di un momento solo. Come tutti i cristiani del mondo, capita qualche volta che io e mio marito andiamo al cinema insieme. E sapete, si fa qualche film che l'uomo cattivo sta vendendo una ragazza, avvocato, dovete credere, mentre tutta la gente sta in ansia per l'avventura della povera ragazza. Mio marito fa il tipo che l'uomo cattivo. Ma perché? Un Gesù. E per vedere la scena della violenza. Ah, ma questa è perversione, sicuro è perversione. No, e quando arriva l'uomo buono che salva la ragazza, ho sapito miserabile che dice, sapevo che arrivava uno scongelaio cattivo a te. Signora, voi avete ragione, ma lui o giudice di chiama e dice, ah, signora Pialaggio, non si vede la televisione, però, ma no, signor, queste sono figure reali, come nei sogni. Qua abbiamo bisogno di persone. Carne e ossa. Che è stato?
Margherita! Geppino, sono voi, raga! Benissimo, ottimo! Sono voi, raga! Ma che state dicendo, avvocato? Ma tu che stai dicendo? Il signore! L'ha detto all'avvocato! Ma tu hai capito pure? Mi ha pizzato i peggi e si me ne ha cagliato! E a due voi io! Lui è Parigi, ma chi sta a pazzo sarà? Sì, sì, vuole suocire, signore! Abbandono del tetto con l'uguale, sto cimbo! Ma io non ho più a chi era Parigi! Ma si devo a me! E tu state zitti, cagnolè! Parlano zitto zitto, si disgraziato! Parlando con il suo avvocato. Cristi! Pardon, è caduto Cristina. Non credevo che era Cristina lì. Mi umiliava. Ero io che spicchiavo. Siete la padrona? Merci, merci. Ma che? O parla francese? Su padrini. Ah, è good night. Perché là ci stanno gli studiarelli? Signor, poi ci stanno gli studiarelli alla bocca? Ma cos'hai gli studiarelli, signorini che si sposta? Ah, adesso ho capito. Avvocato, mi dovete credere che quando la cameriera ha già tenuto, tanto l'ha già avuta mangiare. E si non era perché la povera storta che mia cognata. Io, come facevo? Come facevo senza la cameriera? Permesso! Scusate! La tua, sono preso Margaretta. Ma voi avete ragione, ma le prove, dove sono le prove? Voi dove vate? Una bella polaroid a portare. Appena vostro marito toccava la cameriera, una bella istantanea, e documentava da portare. Ma così sapete che succede? Quello sarà. A negare tutto il vostro marito e dice che si deve fare. È gli stessi di da casa, mi alzo, figlio, tu scagato come un bambino. Signora mia, complimenti. Grazie. Signora, questo oggi ci siamo mandato direttissimo a marito. Allora non ci siamo capiti. Voi da questo momento dovete diventare umile e sottomessa, come una schiava. E come faccio, avvocato mio? Io sono nervosa. No, signore, non dovete essere così. Voi da questo momento non dovete più parlare, dovete sussurrare, cinquettare, belare. Che sono la esatto, questo dovete essere, una bella regolella, umile, dolce, buono e semplice. Io insomma un concentrato di voi. E soprattutto, signore, appena state per dare un solo schiaffo, guardate a me, parola sin da stamani, stop e desisto. Parale, rida a mano, sto pedesimo. Sì, signore, me lo promettete, E come faccio, avvocato mio? Quello mi indispone, quello me ne scippa. No, signore, non deve scippare niente. Parale, si sto pedesimo. E se facciamo dei testimoni, ci facciamo dei testimoni, quando vostro marito fa lo sporcaccione, vincimmo a casa, abbiate fiducia in me. Ah, fa lo sporcaccione, e facesse. Ma c'è il suo sportello. Io adesso vado, ma poi torno a 10. Con sporcazione svegliamo passaggio. Cristina! Maro, ma io sono fatto la pelle. Cristina! Ah, ero tu! Accendesi una voce di Pippo Pilato e son gasciuto! Oh, parole si super desiste! Cristina! Ma che credo siete male? No, sto benissimo, grazie. Volevo dirti che io scendo un momentino, vado a fare qualche spesarella. Hai qualche bisognino? Come? Dicevo, scendo. Hai bisogno di qualcosa? No, grazie, Margheri. Allora io vado. Buongiorno a tutti e con permesso. Margherita! Prego. E che succede? Dimmi, hai bisogno di qualcosa? Sì. Che cosa? Mi hai fatto saltare. Guardami un bello giornaletto pornografico. Ehi, bello, con tutte le femminane. Playboy e Playmate. Aspettami un poco.
Uno, un uomo con la borsa. Ecco, che me lo voglio segnare se no poi mi dimentico. Dunque, Playboy, Playman, se no tu poi mi sgrido. Capito, A posto. Vi volevo dire, scusate se tardo un pochettino un appuntamento. No, io, ok, ma si mette a prendere via con qualche chiacchieresse sul mercato, ha contato tutte le patrate, sai? Che ti ne ha portato? Niente, mi sembri un canario. E tu una cornaglia. Io? Parole si stoppa e desisto. Ma non è una donna che mi aspetta, ma è un uomo che sa già tutto di me. Ma prega di ne corne. È Don Bartolo, il mio confessore. Posso andare? Ando, e guarda tu, ma tu ti ne cosce l'ignato, Non lo faccio. E viene con prezzi, che si fa tanto, piglia la frusta, hai capito? E non sta andando un balato, cretina! Ma che tu sta? Insisti, è matura! Il quattro magna franco parassito, caso assurito, linda sta casa che porta in là! E allora non può sapere che faccio, volete sapere? Non può sapere! La busca! Poi tu? Va bene, tu sulla busca, in questa casa. Ma io tu ne sì? Sì? Tanto in là! Ma che faccio fatto sono aperta? Gepi, ma tu sai chi strumento gli ho già fatto con padrone casa? E che cane corno io! L'ho pagato io con dei piccoli risparmi che avevo messo da parte. Allora perciò una vista che dico? E risparmi, facendo una mariola in dalla sacca mia e in coppa di soldi. Ecco come risparmio io! Ah sì? Allora non te lo devo dare sì? Un schiaffo morale che non te lo puoi neanche immaginare. Eh? Io da domani in poi mi cercherò un lavoro. Un lavoro? Tu un lavoro? Tu devi fare la serva, la sguattola, la schia, questo devi fare. Perché la donna lo sa che cos'è? Che cos'è? E che lo sa? La donna è un elettrodomestico tutto fare, ecco che cos'è. Un elettrodomestico tutto fare? E non basta, ma scusa, io questa prima. Sì? Alzo le mani e mi arrendo. Perché tu che vuoi che io resti in casa ad accudirti? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E come ricette Garibaldi, obbedisco! Parole si stoppettese, si stoppedisco! Però che tu sta troppo rispetto con me, tengo sotto macchina. Ma noi apparecchi ti dobbiamo andare, sì o no? Tu devi ottenere tutto, tu devi fare l'impossibile. Impossibile, fammi pensare, come hanno pensato? Persichetto, tu il cacciulesso persichetto. Persichetto, chi è? Non scavolti il tuo padre. Io sto pensiero andato, non la tengo. Mi dispiace, peccato per te, che ci posso fare io? Io ti devo lasciare per un appuntamento in tribunale e me ne vado. Non ci posso fare niente, mi dispiace per te. Vai, che si devo. Vai. Cioè, che tutto è comodo, non potrò andare generale, dei tuoi pregi, dei tuoi difetti, dei tuoi amori. Allora mi fa l'intervista,
quando è bollita la zia. Posso sapere come mai la coscienza è ricaduta proprio su di me? Veramente. Sarà per la mia cultura, la mia intelligenza, la mia bellezza, il mio fascino, il mio portamento, eccetera, eccetera, eccetera. Veramente, zio, io ho già intervistato zia Cristina e zio Nicolino. Ma non è tema! Come è potuto? Cosa mai ti avranno potuto raccontare del loro vissuto? Mia sorella, ad esempio, conduce da sempre una vita anonima, scialba, squallida. Cosa mai ti avrà potuto raccontare? Di come si lavano i piatti, si sciacquano i bicchieri? O si stirano le camicie? Come ti stiravo le camicie? Oh, insolente! Oh. Ogni persona ha qualcosa da raccontare, zia. Padre, padre! Ma tu non ti sei mai sposata? No. E perché? Tutta cost, ma botte! Eh? Tutta colpa della mia bellezza. Troppi uomini, troppi corteggiatori che mi hanno un po' confuso le idee e sono rimasta purtroppo... Zitella! Vittima della mia avvenenza. Mio caro, la bellezza non può essere interrogata, essa regna per diritto divino. Oscar Wilde! Chi era un tuo corteggiatore? Ma stai zitta, ignora! Ma ti portavano fiori? Fiori? Serve, mio caro, serve. E chi erano questi spasimanti? Oh, tutti nobili, tutti ricchi che cadevano ai miei piedi. Giovannino, prendi appunto. Ah, ricordo il marchese Fustenberg. Che uomo. Poi c'era il conte Zurigo. Meraviglioso, altissimo. Poi c'era il duca da Paura d'Aragona. Che occhi azzurri. E poi c'era lo spagnolo, José María Navarro, che muscoli! E poi c'era ancora, scrivi, il marchese di Bois, che galanteria! E poi c'era, oh, il blasonato Carlo Amedeo, il commerciale, il banchiere, il forte di Sant'Ippolito, il barone della Salina di Altavilla. Poi c'era il salumiere sotto casa, certo, non era nobile, ma molto ricco. Poi c'era il macellaio, il calzolaio, che uomo rude e peloso. Poi c'era Don Ciccio, il tabaccaio, e il marito della vetro del piano di sotto, il portiere, il dentista, l'avvocato Gusta. Questa è la macchia, e come bocciava bene! Ah, Giovannino, stai scrivendo? Bravo, scrivi più! Giovannino, ma io ancora non ti ho detto il nome del mio ultimo fidanzato, che non so ancora come bacia. Giovannino, che se sono il giovane oggi, hai l'intervista a metà. Ma così pazzo. Un momento. E non capisco allora, chi si vanno tutt'ora o no? Quella è la febbre, è pure aumentata. E voi vero, l'avete chiamato? È certo che l'ho chiamato, ti pare che una sorella come me non prendeva le medicine. Infermiera, cosa c'è? Sono in E con tutto questo la febbre è pure aumentata. Ma con il cipino non se l'è pigliato? Tutto. Ma non capisco. Pezzichetti! Pezzichetti mio! Ehi, come sta? Ma non sai bene! È quello che sono la donne, tu lo sai come sono che si impressionano per niente, esagera, ma io stavo giusto per chiamarla. Sì. Ma il cielo che ti mangia. Assetto, assetto, del cielo che ti mangia. Sì, pigonuci. Se ci uscite, mi dai la taglia per sale. Ma ne fate la mia. Oh, persi che assetto, assetto. Ma se ci uscite, persi che il fatto è grave. È grave? Tu ti sei separato. E io come ti separare i soldi di quel. No, no, questi che tu non mi puoi abbandonare in questo momento. Capito? Infatti io mi devo separare da mia moglie, tu mi devi dare una mano, assolutamente. Chi si sa da separare la moglie, ma ci separare i soldi di te? No, ma allora sei proprio cinico, ascoltami, ma io ho bisogno semplicemente di una voce femminile. A te? Una voce femminile. Ti metti a cantare? Ma che a cantare, ma è una voce femminile che mi potete telefonare. Ma qua cantando, la voce delle femminile che fa delle telefonate. Già ti vengono, lo tiro con me. No, ma che fa vattere? Non dobbiamo fare la ci pensi. No, perché è mia moglie che mi ha da vattere. Ma ci
una voce femminile che chiama e quando risponde mia moglie devi dire delle cose che la fanno ingelosire, tipo che dai diciamo una mante, una squilla, ma fumo non esagerare, vai, vai, vai. Senti, non ti preoccupare. Io cosa guardando a noi? Ti faccio una mazzata mai vista. Oh, bravo, grazie, ma proprio, guarda, dice cose terribili, Senti, la mamma, io ti faccio vedere, la mamma, certamente ti vanno ospitato. Oh, bravo, bravo, grazie, grazie. Oh, sta arrivando mia moglie, tutto normale, Sì, sì, sì. Oh, mi raccomando, però, ma non esagerare. Esagerato! Tu allora non capisci. Qua si tratta del mio avvenire, del mio futuro. E se ne continuate così, io faccio la fine di Cristina. Tutto è tutto quello che potete fare. Proprio di tavolo e di fulmina Gerpì. Io che ne sapevo che proprio oggi veniva fidanzato con i parenti. E io che ne sapevo che proprio oggi mi spererate la guerra. Un'altra volta ti faccio informare da un ambasciatore. Margherita, mi sembra proprio il momento di scherzare. Aia, un maronna mio. Ecco qua. Che ha già fatto? Chi sia un quadro, se voi continuate così, io faccio la fine di Cristina. Resto zitella in casa di Valenti. Tu dico, non lo permesso! Maronna mia, ma non c'è potessimo andare di principe africano, è che sti due cogliati! Margherita, mi sembra proprio il momento di scherzare. Chi sa come l'ha già trovata, chi che è un altro che mi vuole sposare, e che mo faccio perdere! Ah! Margherita, quello c'ha lì, terre, pala, villa a mare, e poi mi ama tantissimo. Anche se da lì tutti pensano. Sentiamo. È curto. Dettagli. Oh, io sono proprio incompresa. Incompresa, incompresa. Vediamo un po' cosa si può fare, Vediamo. Amore, che fai di mettere a sentire canzoni? Stai zitto, che devo creare un po' di atmosfera per una certa distensione con tuo fratello. Che stesse la sera e mattina. Quando si dice sì, viene la mente. Margherita! Margherita! Che ha chiesto la voglia per me! Ecco qua, prendiamo pure l'album per le fotografie commoventi. Ecco qua. Ma che vuoi fare? Che vuoi fare? Tu, ma mattina, batterita, fammi con me. Ecco qua, naturalmente, che questa è soltanto una distensione provvisoria per il tuo fidanzamento. Oh, appiccio fuoco da dopo. No, è inutile. Un matrimonio non è la tomba dell'amore, no, è la culla della pazzia. E vai a fare in culla, vai. Quando viene appuntamento, guardo mare, guardo il fronte, si ti parla, non risponde, stai distratto con ma che. Io ti tengo dentro cuore. Siamo soli. Perché non chiamiamo un po' i vicini che ci vengono a fare compagnia? Sono usciti, sono andati a casare da certi parenti, ne ho visti. E allora è meglio che vanno adesso. No, non andare, non mi sento bene. Posso sto romanzo a coca panna? Ah, questo è un romanzo. Le foto dell'infausto giorno, ma già voluto ricordare. Con me che ci ha fatto il tuo sposato. È chiaro, tu viene tutta in una maniera. Da cavare, un matrimonio, un viaggio.
io e te a Venezia in mezzo ai colombi. Gesù, Gesù, una vita intera. Ma una tendiamo un nezza. Gerry, secondo me un matrimonio, sai com'è? È come le uova mi si rindano. Il muro si punge, si fa male. Ma quando vai catenagli per lo tirare, mi pare comune fa resistenza. Non dovrà. Ma che? O giù! Magari, ma stessi leggendo qualche romanzo. E che romanzo la vita mia? Gesù, Gesù, una vita intera. Buttata al vento, tanta gioia, tanta dolore. Poi tiracca, tu tiralla e apuno si spezza. Si spezza, Gesù. Magari mandare tutti e due. Gesù, Gesù. Una vita intera. Ma voglio affariggere, mo! Una vita dall'altare al tribunale! Una vita distrutta! Questo volevo dire! La vita mia! No, no, Geppi, lascia di pregare, ami! No, ami! 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 Margherita, Margherita, stanno arrivando, stanno giù! Ma chi è che sta arrivando? Ti vado da prendere! Dove sta arrivando? Ti danzate tua sorella con i parenti! Ma non mi faccio niente, ma come faccio? Se fa la maschera tu e la maschera io. Facciamo magari un uomo. È per la venire di tua sorella. Passa il danno. Ma qualcuno in questa casa bisogna fiorare. No. E allora ditela a questo signore, ha tanto insistito. Mi dovete scusare. E la pomadella non mi ha capito. Io ho detto il fiorare per darmi una donna di pazzi a lei. Poi mica sto una poco imbarazzata. Io in questa casa cerco un fiore. Un fiore? Io cerco una donna che tiene il nome di un fiore. E poi ho insistito perché io lavoro. Sono libero solo il sabato e la domenica. La domenica mi riposo. Io lo sabato devo divertire. Esatto, esatto. Ma siccome sto sabato l'ho tenuto impegnato. Hai detto come spassare un domenica, Beh, mi spasso, pensa all'amore. Bene, bene. Come recita? Dico che ho capito benissimo chi siete. Ah, meno male, a questo punto di dichiarare. Permettete che mi presenti? Ho sbatto Jacopo Brutto, tipo allegro. Jacopo Brutto? Il raggiamento, insomma. Io veramente mi chiamo Jacopo Bello. Ma di Jacopo Brutto mi sfottono proprio a me stesso. E allora che rima fa? Beh, io... ma perché non venite a fare un giro? No, parlate, portando io qua non sono nessuno. Sono lo scemo della casa. Volevo dire io che mi pareva poco strano, visto io. Ad ogni modo, permettete che vi do uno sguardo, signore, giratevene poco. C'è già tanto? No, avete ragione. È la terra che gira intorno al sole. Apposta. Ah, signore, mi piace. Però, a suo scemo in una casa non potevo dire. L'avevo immaginato poco fa. Sentite, ma voi avete facito? No, se ce l'avevo immaginato ce lo dico pure. Ti accetto pure lo scemo. Non preoccupate. Mi devo parlare di un piccolo difettuccio che tengo io. Sì, dite il vostro difettuccio che poi vi dico quello che tengo anche io. Figlio, ha un ribozzo da... Giovino, io scippo. E io bim, sparo. E vado lo frate, la buona, per fare da carta una bella pistola. Però mi faccio parlare. Figlio, mi fuma la pippa. E fumo zambirone. Mannaggia miseria, volete che mi appoggiando a che la capa facile io? Uè, ma chi sto che lo fa? A capire, non so scemo. Sì. Signor, ma ti rompo una caramella se sta zitto voglio fare. Sentite, è meglio che avriate. Perché... Ti accetto pure lo scemo, non lo dicite. Ti accetto pure lo scemo, come non esco a fare? La riscina perfetta. Anzi, se permettete, ne ho parlato un piccolo di pettucci che tengo io. Ma non può forza favore, perché mi vergogno. Però voi la vita avremo forza. Mamma mia, e che se come vuoi fare? La mia vergogna. Il difetto che mi ha sempre complessato. Mamma mia, che vuoi fare? Il mio chiodo pungente. Guardate, signor, guardate. Ma no, ma che resta un po'? Ma sei molto stupido. Perché con disperanza voi entrava, marci indietro. Ho sapere che succedeva questo, ma uno va ad accusare.
ha da ricevuto cosa? Ma chi è che si è da sposare? Io e lei. Ma come scusate, ma voi siete rosa? Io sono Margherita fresca! E tu me la trucio rumorato, io come non vado proprio! Come non vado, io come non vado! Non andate, io moggio, capite chi si vede! Quella me l'aveva detto pure! Ma chi? Mia cognata, è lei che si vuole sposare! Sì, sì, mia sorella, lei ha messo l'annuncio sul giornale, Rosa Appassita! Aspettate, io mi chiama presto. Cristina! Dico io, tu lasci giù. No, è meglio che me ne vado. Quello può adesso subito arriva, non mi preoccupare. No, è meglio che me ne vado. No, aspettavo, no. Giù, non aspettavo. Cristina! Non è che si sono a scappare, non è giornata Cristina. Si sono due, se ne vanno. Perché? Che l'hai chiamata? E come no? Vieni. Ecco cosa fa Santa. Ed ecco il signor Jacobello che ha letto dopo il giornale. Mamma ne vaga proprio io. Quella piange perché si è commossa. Ma ci sono fammi. Cristi viene a casa. Guardalo. Se non ti piace, ti lo fanno. Vedi? Come stranamente proprio curiosi. Però. C'è delle cose che mi stanno piacendo, due che cosa? Muori giuro! Che cosa bella! Io la ridavo, l'altro di perdici. Io veramente, mo sono una poco sciumatina, bambina, sono stata proprio bene. E così niente, però quando sto in forma sono uno spettacolo! E che spettacolo! I padroni di Tuccia. È meglio che tu dica presa, così ce lo amo per te. I modi di vita. Ecco qua, questo è il Tuccio che hai. Mamma mia, quanto è bello! Mi pare una pilota! Avete visto mia cognata dei gusti raffinati? Capisco pure! E allora ti piace? Sì. Mi piace! Porto la là conosce da Marisilla e Nicolini, vai! Ehi, forse ne fui io sbalda! Cioè no! Non mi preoccupate se io voglio un'altra sbarrere nelle poche caca! Questa vita è l'età! Ma che attrita, la discemi in questa casa! Ah, non vi preoccupate, andiamo! E anche questa è fatta! La mia famiglia, svolgimento. La mia famiglia è formata da 6 persone, mio padre, mia madre e io. Poi con noi vivono zia Cristina, zia Marisa e zio Nicolino, fratelli di mio padre, vecchi zii tutti e 3. Mio padre si chiama Giuseppe, ma tutti lo chiamano Geppino. Vivi da sempre con mia madre ed è chiesto il divorzio perché dice che lei ci mette le corna. Ma forse non è vero. Mia madre invece si chiama Margherita, alza sempre le mani addosso a mio padre perché la notte invece di dormire e gli guarda fino a tardi i filmini con le femmine a dire. La mattina va al lavoro e si mette davanti ai piedi. Zia Cristina invece la chiama lenta, ogni cosa ne fa un pian mistero continuo. Tempo fa era fidanzata con Papete, questo frequentava tutte le compagnie, diventò un delinquente e lo portarono in carcere. Oggi sta ancora a Poggio Reale, ma non sono più fidanzati. Zia Marisa invece, a causa della sua bellezza, non si è mai sposata, ma dice che ha avuto molti uomini che le hanno confuso le idee. Scatta qua, scatta là, alla fine è rimasta confusa eppure scattata. Ora dice che devi fidanzarti, ma poi c'è zio Nicolino, un'altra piaga, dice mio padre,
tiene il cannarone sfondato perché vuole sempre mangiare. Dice che noi gli nascondiamo il cibo e gli rubiamo quei 4 gattini di pensione che prende. Secondo me, Gio Nicolino deve aggiustare un po' con la congiuntura. Ma dico io, perché non se ne manda più vero per conto loro? Così la gente del conto mio la smette di dire che siamo una famiglia di scemi e viviamo tutti in grazia di Dio. Cara maestra e caro pubblico, questa è la mia famiglia. Tiratene voi le conclusioni. Davanti a questi signori deve essere perfetta. Ma che? Che si facesse un momento? Non è imbalato. Marisa, ma noi a questi signori cosa gli dobbiamo dire? Oh, io ho parlato chiaro, nessuna ipocrisia, ho detto quello che è la realtà. Naturalmente ho detto che siamo una famiglia che viviamo tutti insieme, in armonia, tranquilli e che abbiamo un certo conto in banca. Ha detto tutto si fa sorridere. Betty, Margherita, grazie. Vado ad aprire. Mi raccomando. Margherita, mi sono fatto un abbracciato. No, lì non è manacolto. Dall'emozione ho avuto un attacco di viscere. Ah, questo mi dispiace. Padre? Donna Grazia? Ci vogliamo sedere? Come? Oh, oggi la mia casa riceve un onore immeritato. Noi siamo gente modesta. Ma signora, ma chi cerca la pompa? Avu. Signora, che cerca la pompa? Che deve copiare le piante? Ma no, dicevo la pompa, il lusso. È la gente agricola che cerca queste cose. Dico bene. Benissimo, cara sorella. Noi cerchiamo solo onestà e buona educazione. Se poi c'è anche qualche soldo, un bel corredo, un figlio, qualche azienda ben avviata, terreni, palazzi. Non guasta, è provvidenza. Hai visto, tesoro? Io te l'ho sempre detto, compriamo qualche pezzo di terra, compriamo qualche cosa. Invece niente, signora mia, metti tutto a tacere sulla banca. Tesoro, tu lo sai, io sono un uomo che sono partito dal nulla e purtroppo sono rimasto... Sorpreso da tutto il benessere che ha raggiunto. E allora non ci lamentiamo dei tempi tristi che la provvidenza ci ha voluto donare. Oggi state bene? Offriamo. Offriamo! Sì, sì, adesso arriva il caffè, Cristina! No, io dicevo offriamo al signore! Ah, siete gente di chiesa, naturalmente. La mia famiglia, mio nonno custode principale del Camposanto, uno zio da sentire viene un fratello segretario a Santa Brigida, una zia monaca di casa e un'altra monaca di clausura, un cugino monaco cascante, un altro carmelitano e papà prete. Prete, voi non mi fate neanche parlare. Prete si doveva fare. Poi incontrò mamma, si innamorarono e se ne scapparono. Scapparono? No, scapparono sì, ma per salire sull'altare. Chiaro. Scusate, donna Grazia. Pronto? Come? Come? No, avete sbagliato, non chiamate più. Signora, cosa vi dite di Luigino? Saci che culo. Luigino è una perla.
spiegazione in persona. Qualunque rimprovero, qualunque cosa gli si dice, lo manda giù e zitto. Non risponde, signora, non risponde. Rispondo io. Capitemi bene, non chiamate più, non ci scocciate. Ma tesoro, non ti nervosivo. Oh, ma io sono calmissimo. Ma che bello, come si preoccupa per il marito. Pensi che ci vogliamo bene come se ci fossimo sposati ieri. Ma si vede, signora cara, si vede. È vero che non è tutto oro quello che luce, ma è anche vero che non c'è oro che non luce. Eh sì, si vede bene. Splendono tutti di luce vera. Voi non siete come queste famiglie di oggi, liti, separazioni, tradimenti, per carità, chi ne ha idea? No, e chi ne ha proprio il pensiero? Gioia! Gioia! Dimmi, Micia, amore, dimmi! Si chiamano Gioia e Micia come due innamorati. Ah, signora, parlavo di quelle brutte famiglie che fanno dare il gatto. Che cosa terribile! Pensi che io sono rimasta vedova 3 volte. E mai che avessi tradito un marito anche solo con il pensiero. Capita, signora, non è tenuto prego, ma mi sono voluta condominare. Eppure le posso assicurare che la fedeltà mi è costata molto. Molti sacrifici. Non ci pensare, sorella Carla. Offriamo. Sì. Adesso arriva il caffè. No, quale caffè? Io caffè non ne posso prendere. Gesù, adesso me lo dite, ditemi, la chiamo il bar, vi faccio portare un rinfresco, un gelato, un liquore. Sia comoda, sia comoda. No, pronto? Prego, di mio marito. Ma si sente male? No, anche qui sotto. Un po' anche sotto. Che porcacci. Va bene, grazie. Vicina. È impediato. È una camiciaia che ti sta facendo le mani. Stai soltanto bravo. Ha detto che sulle camicie c'erano delle macchie di vernice bianca che non si tolgono. Meno male che era sopra la pancia, non poco più sotto, così non si vedono. Mamma mia, fatemi sedere. Adesso ci vuole veramente un bel caffè. Sì, adesso arriva Cristina. Cristina, porta il caffè. Il caffè che è andato male. Sta cameriera. Ecco il caffè, ma che bella! Dove l'avete trovata questa bella cameriera? Ma che bella! Che stiamo a posto! Signora, non importa. Offriamo. Signore! L'importante è che piova su questa casa la benedizione di Dio. E piove, signora, piove, ne sono sicura. Lo fratelli, ma quello fratelli! Che uno delle cazzi che sono cadute. Ma chi è questo bel giovanotto? Il nostro fratello, Nicolino. Ah, ma che bella questa famiglia, è tutta una corpo. Te l'ho detto, è un'idea di corpo. Nicolino, ma cosa dici? Scusate, una grazia, questo fratello Nicolino che è un poco sbagliato di mente. Scusate. Io mi rimende. E la fondo a voi. Oh, che cosa ha detto? Mi ha visto Ma poi vedete, c'è questa bella signorina che è la reginetta della casa. Bene. State tutti insieme? Sì, tutti insieme appassionatamente. Va molto, va. Ma dove andate? Dove andate? Peggio Matteo! Ma come Matteo? Signorina, povera,
Donna Grazia e Don Lucio, Pina Ruocco e Pietro Dauria. Giovannino e Osvaldo, Antonio Giordano e Catello Giordano.
mezza, Pina Allegro, Adele Limodio. Avvocato Stella e avvocato Sarappa, Gerardo Tedesco, Beniamino Santa Lucia. Geppino e Margherita, Dario Mauriello e Antonella Giordano. Fondo. Allora, io spero che vi sia piaciuta l'altra, o mi sbaglio. Allora, vedete bene. E Giovanni. Ecco Giovanni, Antonio si è filato da qualche come al suo solito. Vabbè. Per fare un'altra cosa. Riusciamo a fare con gli sponsor sono queste serate, perché il prezzo del il costo dell'entrata è minimo, proprio per agevolare le famiglie, in modo che una famiglia fatta di 4 persone possa venire al teatro, possa vedere, possa avvicinarsi al teatro, possa vedere il teatro, anche se è amatoriale, con 20 euro di tutti quanti. Ed è la famiglia Iberci che ci ha sempre onorato di darci un aiuto, di darci una mano. Poi c'è il Tiger Hungry, Prime Lab, L'Ottica Magazzo, Barber Doria, Mimmo e Mickey Sound, con gli occhiali così riescono a vedere meglio, Bar Ramone, Michele Novi, Gran Caffè Puscetti, Diana Sport, anche il basket e salsa. La cosa che la cosa più importante che noi tutti quanti noi ringraziamo siete voi che siete presenti questa sera. Noi il 3 marzo del 2020 abbiamo chiuso questa sala, poi dopo siamo entrati in periodo di Covid e quindi oggi abbiamo riaperto, siamo la prima compagnia che riapre questa sala dopo 2 anni di chiusura. E voi siete i nostri amici, i quali sfidando tutte le dicerie siete qua presente con noi. Noi vi ringraziamo tantissimo, perché senza di voi
non potremmo realizzare queste performance, anche se qualcuno dice amatoriale e qualcuno dice professionale. Ai posti di Dardo Selvetti. Un altro ringraziamento particolare va a Don Gino Gallise, che è il parroco di questa comunità e il parroco di questa parrocchia, anche se questa struttura fu voluta qualche anno fa da oggi vescovo Alfano, Franco Alfano, Monsignor Franco Alfano. Un'ultima cosa e poi vi lascio libero. Io ringrazio il Centro Iniziative Culturali, il quale tra sabato prossimo e domenica prossima, sabato il Centro Iniziative Culturali, insieme all'associazione Il Morbo di Causce e il gruppo teatrale della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, il gruppo teatrale locale, ci ha così agevolato, ci ha così consentito di realizzare questa bellissima, ottima performance che abbiamo fatto, e spero che sia così, non me ne vanto. E quindi vi invito soltanto, se volete, a venire sabato e domenica prossima verso le 20:30 sempre in questo locale, perché vi è una raccolta fondi per la malattia di Gaucher o Gaucher, perché è un francese, in modo che si possano raccogliere dei soldi per questo tipo di malattia rara. Ringrazio tutti voi e arrivederci alla prossima. Grazie. Io devo ringraziare questo giovanotto qua, Questo giovanotto ci ha fatto tripulare in un modo non indifferente. Perché Non voglio approfittare della sua malattia, però rischiare con Francesco D'Antuno una compagnia come la nostra, e rischiamo da parecchi anni, perché ieri sera abbiamo fatto le prove, Francesco non si muoveva. Stasera invece avete visto in quale modo e in quale performance ha realizzato la sua malattia. Della Compaleno dal 1974.